Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì, bentornati nel mio canale YouTube. La lezione di oggi è una lezione di tecnica applicata a un ritmo musicale che poi di conseguenza si abbina a degli stili. E di cosa parlo? Parlo dello shuffle e dello swing sostanzialmente insieme, ma concentriamoci sullo shuffle perché ha una pronuncia ritmica più accentuata e ci è utile per capire meglio come funziona un genere, in particolare che è il blues, e tutti i filoni collegati, quindi rockabilly, eccetera, eccetera. Allora, partiamo da quello che noi sapevamo. Quello che noi sapevamo fino adesso, eravamo abituati ad accompagnare uno straight, quindi diciamo, utilizzare gli ottavi e i quarti in modo binario, quindi in maniera molto regolare. Passatemi il termine, spesso non utilizzo termini tecnici o accademici per far sì che tutti possano capire nella maniera più semplice quello che sto spiegando. E vi faccio sentire un accompagnamento in straight, in 80 bpm. Per chi fosse, diciamo, interessato a trovare questi tipi di pattern ritmici, il canale YouTube che consiglio è Loom Beat, scritto proprio Loom, Loom Beat. È molto valido per studiare, diciamo, sulla parte ritmica. Ok, questo è il classico accompagnamento a cui noi eravamo abituati, dove abbiamo i nostri ottavi binari, quarti e poi si dice. Ok? E questo è, facciamo andare un po' mentre parlo, lo sentiamo sotto. È un modo di accompagnare a cui noi, diciamo, siamo stati già abituati e che ho già trattato in varie lezioni. La lezione invece di oggi riguarda lo shuffle. Lo shuffle praticamente è comunque sia un modo particolare di accompagnare che deriva dallo swing, ma che ha degli accenti ritmici più accentuati. Ve lo faccio sentire per chi non conoscesse, diciamo, lo shuffle, ma penso che lo conosciate quasi tutti. Sentite che praticamente che l'accento ritmico cambia perché è legato a una terzina. Quindi che cosa vuol dire? Ta pa ta ta pa ta ta pa ta ta pa ta. Sentite questo andamento terzinato. In questo caso, se noi volessimo accompagnare gli ottavi, non potremmo più accompagnarli nel modo binario come erano prima, ma dobbiamo tenere appunto conto di questa terzina. E quindi l'accompagnamento cambierà e diventerà di questo tipo. Quindi immaginate una terzina senza la nota centrale che è in pausa e abbiamo questo effetto, diciamo, legato all'accompagnamento shuffle. Parlando proprio di stili musicali, dove lo troviamo più spesso? Diciamo, dov'è un genere dove lo shuffle la fa un po' da padrone? È sicuramente il blues o comunque sia i derivati del blues. Quindi che cosa facciamo? Vediamo il modo di accompagnare in maniera funzionare uno shuffle magari legato a un giro blues. Ok, quindi partiamo con la cosa più semplice possibile, quindi suoniamo un primo giro blues in Mi di 12 battute, dove vi spiegherò le note che utilizzerò e vi spiegherò come mi approccio all'accompagnamento. Ok, e poi piano piano lo complichiamo. Accompagnamento in quarti su triade. Che cosa vuol dire? Mi, sol diesis, si, do diesis. Quindi primo, terzo, quinto, terzo, per tutte e quattro le battute. Nel momento di cambio proseguo con lo stesso tipo di filosofia. Quindi primo, terzo, quinto, terzo e poi cambio. Terzo, quinto, terzo, primo, terzo, quinto, terzo, primo. 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 Stop. Allora, immaginate di dover accompagnare così un blues, che solitamente poi sono brani che durano molto tempo perché sui quali ci si improvvisa, e utilizzare sempre questo accompagnamento. Vi rompete le palle voi e diventate noiosi per chi vi ascolta. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna cominciare a evolvere il nostro accompagnamento aggiungendo degli elementi. Un primo elemento possiamo decidere di aggiungere
qualche nota in più, tenendo conto appunto della struttura degli accordi. Solitamente nel blues tutti gli accordi si presentano in forma di settima, quindi possiamo utilizzare, diciamo, la nota fino al l'accompagnamento fino al settimo grado. E come lo facciamo? Come lo faccio? Praticamente che cosa faccio? Prendo un frammento della scala maggiore, praticamente, e mi fermo sostanzialmente al settimo grado. Quindi faccio un arpeggio che è primo, terzo, quinto, sesto grado, settimo. Nello specifico cosa farò? Mi, sol diesis, si, do, diesis, naturalmente, re. Quindi creo questa tensione, arrivo al settimo grado e poi torno indietro. Ve lo faccio sentire in accompagnamento, vi dico le note mentre sto suonando e poi aggiungiamo un'altra, diciamo, variazione, al tema. Seguo sempre su questo andamento, cambio a la, stessa approccio. Sì, non ho il tempo fisico. A differenza praticamente delle prime battute di mi e di la, dove avevo quattro battute a disposizione e due battute a disposizione, per quanto riguardava il si settima e la settima, non ho avuto otto, diciamo, note a disposizione, quindi due battute utili, ne ho avute quattro, quindi ho dovuto, diciamo, cambiare la tipologia d'accompagnamento. Se voi fate caso, il settimo grado cade sulla quinta nota partendo all'inizio 1, 2, 3, 4, 5. Questa quinta nota non è altro che il primo quarto della seconda battuta, quindi possiamo sostituire quella che è la nostra fondamentale con il settimo grado in accompagnamento, ok? Quindi ricapitolando brevemente questo primo aspetto, nell'accompagnare un blues posso utilizzare frammenti. In questo caso sto utilizzando la triade, posso utilizzare anche frammenti di una scala maggiore perché ho inserito il sesto grado e fermare, diciamo, la mia attenzione sul settimo grado in modo tale da far sentire tutta la tensione musicale nell'accompagnamento. Ok, naturalmente utilizzandolo sempre con intelligenza, questa cosa rimane, quindi non abusiamone. Altro trick legato sempre all'accompagnamento, vogliamo ulteriormente movimentare il nostro accompagnamento, possiamo partire sempre dallo stesso principio, ma introdurre un elemento ritmico. Ripartiamo da capo. Che cosa ho fatto? Ho aggiunto appunto, cominciato ad aggiungere degli elementi ritmici. Quindi, se prima accompagnavo esclusivamente sui quarti, quindi appoggiando tutto l'accompagnamento sui quarti, in questo caso ho aggiunto per ogni nota un accompagnamento, una variazione ritmica appunto legata all'ottavo. Aggiungendo un piccolo fill finale, che cosa fa? Ripercorro le note che ho suonato fino adesso. Quindi sol diesis, si, do diesis. Ma sostanzialmente quello che a noi interessa di più è la variazione ritmica che ho utilizzato fino adesso. Se prima stavo accompagnando in quarti, adesso sto accompagnato in ottavi, naturalmente shuffle. Quindi
posso anche evitare il fil finale. Vedete che comunque è molto diverso da fare questo. Ok? Quindi la bravura dove sta? Sta anche nel utilizzare queste risorse in maniera diversa, in modo da creare un accompagnamento che sia più dinamico possibile, ok? Naturalmente questo è un modo di lavorare in accompagnamento su uno shuffle. Vedrete che questo tipo di portamento degli ottavi è una cosa che voi avete sicuramente, sì, avete sentito, maturato e masticato in maniera, diciamo, radiofonica il più possibile. Basta prendere anche dei grandi bluesman come Steve Ray Vaughan e tanti altri, tornando anche al blues più canonico, Albert King e B.B. King, ce ne sono tantissimi. E vedete che molti di questi accompagnamenti ruotano fra l'accompagnamento in quarti e l'accompagnamento in ottavi. E quindi su questo aspetto magari noi possiamo lavorare in modo tale da affinare la nostra tecnica, in modo da portare gli ottavi shuffle nella maniera più bluesy possibile. Attenzione, attenzione a non tirare avanti. Che cosa vuol dire? A non correre via col tempo, a non essere up tempo rispetto alla batteria. Anzi, cercate di essere più appoggiati possibile. Prendiamo un attimino a 80, così è un po' più naturale. Abbiate quasi la sensazione di essere quasi in ritardo. Sicuramente dovete evitare questo approccio. Sentite come sono avanti rispetto alla batteria, quindi cercate di essere naturalmente più appoggiati e più rilassati sul tempo possibile, appunto avendo quasi questa sensazione di essere leggermente in ritardo. Parlo di questi termini, naturalmente prendeteli un po' con le pinze, cercando di essere il più chiaro possibile. Suonate sempre a tempo, naturalmente. Il suonare a tempo è il primo obiettivo. Poi l'importante è non essere avanti alla batteria in un genere musicale come questo. Bene, detto questo, bene o male è tutto. Questa è una prima parte, naturalmente dovremo approfondire molto di più sullo shuffle e sul blues. È un primo accenno relativo a due aspetti, quindi innanzitutto la conversione fra gli ottavi visti in forma binaria, quindi in un accompagnamento straight come abbiamo visto prima, e gli ottavi visti in forma shuffle, e anche la possibilità di inserire un accompagnamento legato al settimo grado su un blues. Quindi abbiamo visto un po' di forme, diciamo un po' di tipologie di accompagnamento e un po' di tipologie di soluzioni rispetto all'accompagnamento su un blues e su uno shuffle. Bene, detto questo è tutto, ragazzi. Ci vediamo mi sta venendo la zeppola la romagnola, ragazzi. Scusate, io che non sono originario di Rimini mi viene da ridere quando sento queste cose. E niente, ci vediamo la prossima settimana con una nuova lezione di basso in pillole. Naturalmente, se avete dubbi, domande, curiosità o vogliamo approfondire l'argomento, commentate il video, scrivetemi le vostre impressioni e poi da qui andiamo avanti e proseguiamo magari con un ulteriore accompagnamento, ampliando ancora ulteriormente quello che è il range e la modalità di accompagnamento magari su tutto il manico, su tutta la scala. Detto questo è tutto, naturalmente non dimenticatevi di lasciare un like. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti, buona musica, Luca.